intitolato Il tentativo di stupro. Farida si allontana verso uno spiazzo erboso. Era salita su un tronco spezzato e lì era rimasta, assorta, ad ammirare l'arcobaleno inatteso. Che meraviglia! Se avessi tela e colori, pensa. E si era così estraniata dal contesto da non avvertire una presenza dietro di sé. Una mano vorace la tirò giù dal tronco, tappandole immediatamente la bocca. Neppure il tempo di reagire, che entrambe le braccia del predatore la attanagliavano, impedendole ogni movimento. Avrebbe potuto urlare, ma era ormai paralizzata. Paralizzata dallo spavento e dalla brutalità di quell'uomo che usava tutte le sue forze, spinto da un istinto sessuale animalesco che non ammette l'ostacolo e ne avrebbe consentito di allentare la presa, se non dopo la bestiale soddisfazione. Incurante di quel mondo femminile di un adolescente, che vedeva sbriciolarsi la propria innocenza e violare la propria sensibilità. Gli occhi sbarrati di Farida guardavano intorno, cercando disperatamente aiuto. Nessuno ti sentirà, principessa, aggiunse il predatore con sadico compiacimento. Hai finito di crederti speciale. Le donne sono tutte quante uguali. E tu non sei un'eccezione. Sei una donna come le altre. Farida cercava di svincolarsi, ma non riusciva a togliersi col brutto di dosso. Sentiva sul suo viso quell'alito puzzolente di fumo e di alcol. Immagino lo scena violenza che avrebbe subito. Avrebbe ignorato i suoi volgari approcci. Li aveva sempre ignorati. Per cui ora lui non avrebbe avuto nessuna pietà. Si sarebbe vendicato del più terribile dei modi, calpestando la sua dignità e considerandola solo come una femmina a proprio uso e consumo. Mentre l'uomo la teneva stretta, tappandole la bocca per impedire di urlare, Farida, pur paralizzata dallo spavento, si impose di estraniarsi da quella situazione. Pensò al fratellino da proteggere e all'amore che nutriva per Jamal. Non poteva rinunciare a tutto questo. Doveva essere forte per Selim e doveva restare pura per Jamal. Il prezzo da pagare, se si fosse consumata la violenza, sarebbe stato troppo alto. E Boto non le aveva forse insegnato che gli uomini hanno un punto debole e che doveva ricordarselo in caso di aggressione? Realizzò che doveva muoversi subito. Se avesse ceduto alla paura, sarebbe stato troppo tardi per agire. Le braccia dell'uomo erano ancora strette alle sue e, pur spingendola con le spalle contro il tronco dell'albero, le sue gambe erano ancora libere. Una ginocchiata nel basso ventre, con tutta la rabbia e la forza e la disperazione. E la bestia, con un urlo, mollò la presa. Farida non indugiò. Lesta come una gazzella inseguita da una pantera, ormai lenta e ferita, urlando il nome di Jamal. Jamal! Lo raggiunse e si rifugiò nelle sue braccia, sicuro e amico. Allora, adesso è il momento di un altro declamatore, un altro attore bravissimo, Carlo Verre, che vorrei ci raggiungesse qui sul palco, che anticiperà la seconda performance musicale.
gastroenterologo, medico, ma lo capo, può essere prudibile. E anche il nipote di storico, che qui è Carlo Verre, un nonno zio. Abbiamo una strada dedicata al suo zio, che è un eroe di guerra. Questo pezzo qui è Libia e il caos, di Asma Boys, l'ultimo da si sente? No. Sono chiamati così i ragazzi di strada, quelli senza famiglia e quelli che pur avendone una sono stati abbandonati dai genitori per povertà materiale o soprattutto per degrado morale. All'inizio sono dei poveri cuccioli abbandonati che farebbero tenerezza al cuore più incallito. La più ancestrale delle leggi però, quella della sopravvivenza, quella stessa della mors tua vita mea, è l'insegnamento che questi bambini imparano presto. Per loro non esiste morale, non esiste pietà e soprattutto vige tra loro una regola comune, quella di non accettare le persone di colore. Mentre i bianchi sono assaliti solo per essere derubati, la gente di colore, oltre ad essere rapinata, viene anche picchiata e sfregiata con crudeltà, quando non è addirittura ammazzata. Le loro azioni, purtroppo, restano impunite. D'altra parte, in Libia regna un vero e proprio caos, una guerra civile tra trafficanti di esseri umani, milizie armate, delinquenti, jihadisti, un vero assortimento di violenza di ogni genere. E tutta questa cozzaglia di gente senza scrupoli, senza controlli e che agisce sicura dell'impunità più assoluta, approfitta soprattutto dei minori che attraversano il paese per raggiungere la costa prima di imbarcarsi. Carlo, grazie. Ti rivedremo.